Ciao a tutti, sono Fabio e benvenuti in questo primo video del 2018. Nell'ultimo Ask the Geek abbiamo parlato dell'importanza di calibrare il proprio monitor per non avere problemi quando si vanno a stampare le fotografie e nei commenti sotto al video alcuni di voi mi hanno chiesto un consiglio su quale monitor comprare per la fotografia. Nel video di oggi voglio quindi analizzare con voi quali sono le caratteristiche che deve avere un buon monitor per lavorare con le foto e voglio darvi alcuni consigli per gli acquisti con diversi livelli di budget. Dopo la intro. I fotografi non ci pensano due volte quando si tratta di acquistare un costoso corpo macchina o una lente professionale, ma spesso trascurano un componente altrettanto importante come è il monitor del loro computer. Come vi ho già spiegato in un precedente video, calibrando il monitor andrete a garantirvi una perfetta corrispondenza tra quello che vedete a schermo e quello che avrete in stampa. Se però il vostro monitor è di bassa qualità, allora anche una calibrazione accurata può fare ben poco. Fino a qualche anno fa, comprare un monitor adatto alla post-produzione richiedeva un investimento significativo, ma al giorno d'oggi esistono diverse soluzioni adatte a tutte le tasche. Vediamo ora quali caratteristiche deve avere un monitor adatto alla post-produzione fotografica. La discriminante principale è la gamma colori che è in grado di riprodurre e sicuramente avrete sentito parlare dello spazio colore sRGB e Adobe RGB. Prima di continuare vediamo quindi velocemente di che cosa si tratta. Lo spazio colore sRGB è uno spazio dei colori RGB standard creato da una collaborazione tra HP e Microsoft nel 1996, utilizzabile su schermi video, stampanti e internet ed è in grado di coprire circa il 35% dei colori visibili così come stabilito dalla Commissione Internazionale sull'Illuminazione nel 1938. Lo spazio colore Adobe RGB è invece uno spazio colore RGB sviluppato dalla Adobe System nel 1998 ed è stato progettato per comprendere molti dei colori ottenibili con le stampanti a colori CMYK. Rispetto allo spazio colore sRGB ha un notevole aumento di gamma, principalmente sul ciano e verde, arrivando a coprire circa il 50% dei colori visibili. Osservando i due spazi colore a confronto, la maggior gamma dinamica dell'Adobe RGB è chiaramente evidente, ma quindi che cosa dobbiamo cercare in un monitor? A meno di non essere professionisti esperti, il mio consiglio è quello di cercare un monitor che vada a coprire lo spazio colore sRGB. Un monitor in grado di coprire lo spazio colore Adobe RGB infatti è sicuramente più costoso e dato che tutto il mondo di internet, dei dispositivi smartphone, tablet e così via ragiona sullo spazio colore sRGB, richiede una maggiore attenzione durante tutto il flusso di lavoro per evitare delle discrepanze nelle conversioni tra l'Adobe RGB e lo spazio colore sRGB. La gamma di colori che un monitor è in grado di riprodurre è chiaramente legata al suo componente principale che è il pannello. In commercio esistono diverse tecnologie con dei pro e dei contro in base ai vari utilizzi. Vediamoli insieme. Per quanto riguarda la fotografia, la tecnologia migliore è l'in-plane switching o IPS. I monitor che adottano un pannello IPS sono in grado di riprodurre i colori molto più fedelmente e inoltre hanno un ottimo angolo di visione, il che significa che anche se ci spostiamo leggermente dall'asse del monitor, avremo comunque una visione chiara e nitida dei nostri colori senza variazioni significative. L'altra tecnologia che va per la maggiore è la Twisted Nematic o TN. Questo tipo di pannello si trova principalmente nei portatili Windows o nei monitor di fascia più bassa e non è per niente adatto alla fotografia perché non riesce a garantire un'accurata riproduzione dei colori. Inoltre un pannello TN ha un bassissimo angolo di visione, basta spostarsi anche di poco dall'asse del monitor per avere una significativa variazione nei colori e nel contrasto. Parlando di dimensioni e risoluzione, il mio consiglio è quello di prendere il monitor più grande possibile in relazione alla vostra scrivania e con una risoluzione adeguata alla dimensione. Un monitor Full HD ha una risoluzione di 1920x1080, quindi circa 2 megapixel, mentre le fotocamere più comuni sul mercato sfornano dei file da 20-24 megapixel. Attualmente stanno iniziando ad uscire diversi monitor da 27 pollici con una risoluzione di 4K e gli ultimi iMac hanno addirittura un monitor con una risoluzione di 4K che equivale a circa 14 megapixel. Veramente niente male. Bene, dopo aver analizzato le caratteristiche generali andiamo a vedere quali modelli si trovano in commercio a gennaio 2018 con un livello di budget basso, medio e alto. Come al solito vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione. L'unica premessa che vi faccio è che i modelli sono talmente tanti e cambiano così velocemente che è inevitabile lasciarne fuori qualcuno.
Inoltre, questi monitor, per rendere al meglio, devono essere comunque calibrati. Con un budget basso, diciamo circa 150 euro, il mio primo consiglio è questo Asus VC239H. Si tratta di un monitor Full HD da 23 pollici con un ottimo pannello IPS ad un costo di circa 165 euro. L'ho comprato per un PC che ho assemblato per un conoscente e devo dire che si tratta di un ottimo monitor adatto alla fotografia e, dopo averlo calibrato, mostra una copertura di circa il 98% dello spazio colore sRGB. Sempre in questa fascia di prezzo e con caratteristiche analoghe ci sono l'HP 24ES e il BenQ GW2406Z. Sono due modelli da 24 pollici con una risoluzione Full HD e un ottimo pannello IPS che garantisce una copertura del 98% dello spazio colore sRGB. Con un budget medio, un ottimo monitor è l'Asus PA249Q, che si trova su Amazon intorno ai 550 euro. Ha uno schermo da 24 pollici e una risoluzione 16 decimi di 1920x1200. Ha ovviamente un pannello IPS e una copertura del 99% dello spazio colore Adobe RGB. Rinunciando alla copertura Adobe RGB e accontentandosi di un più ordinario sRGB, in questa fascia di prezzo potete trovare dei modelli da 25 pollici come questo BenQ PD2500Q, che costa circa 409 euro su Amazon, ha una risoluzione di 2560x1440 e una copertura del 100% dello spazio colore sRGB. O il BenQ BL2711U, sempre con una copertura del 100% dello spazio colore sRGB, una dimensione di 27 pollici e un'ampia risoluzione 4K di 3840x2160. Con un budget alto andiamo su monitor decisamente più professionali e qui i professionisti della grafica e del fotoritocco si affidano sostanzialmente a due marche che sono Eizo e BenQ. A questi livelli il prezzo assume una dimensione secondaria e si punta tutto sul massimo della qualità. Giusto per curiosità vi cito un paio di modelli che sono l'Eizo CS2730, un monitor 27 pollici con una risoluzione di 2560x1400 e una copertura del 99% dello spazio colore Adobe RGB con un costo di circa 1050 euro. Oppure il BenQ SW2700PT con caratteristiche analoghe e un prezzo di circa 700 euro. Naturalmente a salire si fa sempre in tempo se pensate che il top di gamma di Eizo viene venduto a un prezzo superiore ai 4000 euro. Bene, con il video di oggi è tutto. Se vi è piaciuto lasciatemi un mi piace e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo alla prossima!